Buonasera a tutti da Cristiano Cesarini, inizia l'Europa League della squadra bianco-celeste, la Dnipro Arena, squadre schierate sul terreno di gioco in divisa azzurra praticamente il Dnipro, la Lazio sfoggia appunto la maglia nuova, quella dell'Europa League, la maglia color antracite, vediamo già i giocatori della Lazio schierati in campo contro la formazione del Dnipro, terza in classifica in campionato con 14 punti dietro a Dinamo Kiev e Shakhtar. Partiti, allora inizia il match ancora per Marco Parolo, parte il cross di Parolo, c'è Matri che controlla, prova a controllare il pallone, Gueye mette fuori il tiro, palla che termina alta, ci ha provato Ricky Kishna con il sinistro, Radu che in orizzontale serve Onazi, ancora Onazi, attenzione, carica il destro Onazi, poi preferisce il pallone dentro per Matri, solo davanti al portiere il tiro di Matri e il pallone che termina fuori, deviato probabilmente da Boico. Splendida verticalizzazione di Onazi, fa un ottimo movimento Matri che arretra, si toglie praticamente dalla linea del fuorigioco e poi il tiro viene deviato infatti da Boico sul palo e poi in calcio d'angolo. Siamo sulla tre quarti campo offensiva della Lazio, questa volta parte l'olandese, il cross radetta, l'Italia della rigore, e Gioia! Milinkovic! Lazio in vantaggio con Milinkovic-Savic di testa, al 34esimo la Lazio passa meritatamente in vantaggio. Al 34esimo proprio lui, Milinkovic-Savic, che reduce da una doppietta nella nazionale Under 21 serba. Milinkovic raccoglie il cross teso, tutto tra i giovani, Kishna radente in area di rigore e pallone messo dentro con il sinistro da Kishna, è messo dentro di testa, splendido l'inserimento di Milinkovic che di testa si sa far valere, grande inserimento, area di rigore da parte di Milinkovic-Savic e Lazio in vantaggio, quindi meritatamente, perché la Lazio aveva meritato in questo primo tempo. Leo Matos controlla la palla, vertice destro dell'area di rigore, parte il cross, il colpo di testa da parte di Mateus è centrale e ha buona presa, fa buona presa Marchetti, fischia Hunter, il nord irlandese, la fine dei primi 45 minuti di gioco. La Lazio è in vantaggio per 1-0 al 34esimo, ha colpito Milinkovic-Savic di testa sul cross, sul calcio di punizione di Kishna, probabilmente ancora con il sinistro, pallone tagliato in area di rigore e c'è un intervento di Edmar che per poco non sfiora l'autogol. Per il calcio di punizione più o meno, vediamo un po', dai 25 metri, Parolo, la botta di Parolo dai 30 metri, la deviazione di Milinkovic che per poco non treva in inganno Boico, la rimessa in gioco per il colpo di testa di Danilo, a beneficio ancora di Anderson Pico, ancora Danilo, prova il tiro Danilo sul fondo, decisamente sul fondo, la conclusione, 70esimo minuto che scocca in questo momento, lancio in profondità, ancora Milinkovic di testa, Matri, pallonetto di Matri e salva Gueye. Mateus, attenzione per Rota, in pericolo, c'è il pallone per Ruiz, vertice sinistro, Ruiz entra in area di rigore, Anderson Pico, il cross radente, bravo Marchetti con i piedi, ancora Anderson Pico, il tocco a beneficio di Edmar che fa partire un tiro che Marchetti blocca, il pallone viene battuto dal solito Rotan, palla dentro, batte e ribatti, mette fuori il pallone adesso Candreva, bravo Antonio. C'è un'azione del Dnipro ancora verso l'area di rigore con Anderson Pico. Attenzione al cross adesso sul secondo palo. E c'è il pareggio di Selesniov, incredibile. Da rivedere questo cross di Leo Matos per Selesniov che ha postato sul secondo palo. Sembrava in fuori gioco. Finisce 1-1 adesso il triplice fischio di Hunter. Peccato, beffata la Lazio in questo finale.